tutte ragazze e ragazzi, se ce ne sono! Benvenuti in questo mio nuovo video! Continuiamo il nostro Giankino. Ino, è molto piccolo come Giank. Stavo considerando un po' adesso la situazione, perché se devo cucire ancora e fare dei particolari cuciti, non posso ancora rilegare. Quindi stavo un po' pensando quanto ancora devo costruire prima di rilegare gli inserti, e qualcosina c'è ancora perché ho lasciato questa, ad esempio, e poi adesso andrò a vedere perché voglio ancora applicare dei bordi qui su qualche pagina, ma sicuramente vado a cucire innanzitutto questa taschina che ho lasciato lunga in questo modo per poterci infilare qualcosina qui. E quindi, tanto come cucio lo avete visto, vado a fare questa cucitura. Eccoci qua. L'ho fatta solo in questa parte qua e sotto. Sono piccoli particolari carucci da vedere. Intanto qui ho la prima frase del gruppo Carta, Riciclo e Fantasia, di cui vi parlavo e di cui magari vi lascio ancora il link sotto in info box. È il primo giorno, venerdì. Devo andare poi a pensare come già a attaccarlo e decorare un pochino intorno. Ci va una cronologia, secondo me, per questo Motivational Day. Questo è il primo, non posso girare troppe pagine, no, qua non mi piace. Qui ci starebbe bene, ma voglio cucire la zanzariera. Oh, che adesso guardo se riesco a distressarla un po', Taglio un pochino di misura giusta e pensavo magari di fare così, una cosa non regolare. E quindi mi serve di non aver ancora cucito l'inserto. Pensavo di mettere anche qualche applicazione di queste, semplicemente polprite. Non sto a fare paciocchi col Vinavil ancora, non ancora, magari poi mi verrà. Sono inquadrata. E volevo mettere una rosellina, cercando di non stracciare tutto l'impossibile. Vado a cucirla un attimino. Ed eccoci qua. E in un attimo questo filo, vediamo poi dopo se toglierlo. Guardate che carino. Dai. Si possono fare delle cose davvero carine con questo junk. Così sta lì, un po' più su esce fuori, più giù entra un po' più in dentro. Così almeno ho previsto dove mettere la nostra prima frase. Ok, allora scusate, ma io se non metto a posto questa cosa non mi sento bene. Quindi vi ricordate che vi ho detto che volevo fare questo lavoro per gli angoli, e lo faccio così mi tolgo il pensiero. Quindi faccio un punto di colla e vado qua sopra, si vede? Giro e vado qua sopra, puntino, giro e vado sopra. Credo che stia molto bene così. Fisso dietro, così, e poi continuo con questo. Lo faccio andare giù di qua, metto un puntino qui così
lo centro sotto. Continuo e ve lo faccio vedere alla fine. Ecco qua, non è perfetto, ma mi piace molto, molto di più di prima. Ecco qua. Ok, adesso sono più tranquilla, posso concentrarmi sugli inserti. Tanto mi ero dimenticata di inserire questa carta a mano. La inserisco per così, l'ho già accorciata un pochino in questo inserto sempre. Sto facendo un po' un inserto, un po' l'altro. E adesso stavo pensando di fare una tasca per così, qua, con questa stampa, cioè questo giornale. Volevo applicarlo qua e cucirlo ancora tutto intorno. Verrà qui una cucitura, ma secondo me ci sta. Il problema adesso qua è che questa carta è molto morbida, quindi pensavo di rinforzarla. Uso un altro foglio di carta a mano molto molto sottile, così lo strappo è regolare ugualmente e sarà carino lo stesso. Quindi prima lo incollo. Fa niente se esce un po' di qua. E adesso vado a fare una cucitura qui e tutto lungo la parte interna. Ok, vado a cucire. Così, fatto. Carina, sono anche andata abbastanza dritta di qua. Carino. Quindi lo infilo e qui avrò una tasca. Così e così, anche facile da usare, perché ho intenzione di mettere un po', farò dei bigliettini un po' o distressati, invecchiati, un po' già utilizzabili per le frasi, già pronti, no? In modo che io poi ho solo più da scrivere la frase o a macchina da scrivere o a mano o con i timbrini. Quindi se ho degli spazi posso usarli per avere già tutto a portata di mano. Ci ho trovato l'utilità. Ok, quindi questa è fatta. Adesso volevo proprio attaccare qualche bordino. Poi qua vediamo, perché poi ci sono timbrate, ce n'è di cose che si possono fare. E io volevo proprio mettergli questo qua. Così. Così ho riprodotto la sfrangiatura qua. E vado a metterlo anche un po' che esca di qua e anche un po' di qua, ma non troppo, perché sennò esce dalla cioè esce troppo dalla pagina. Sfrangio anche da questa parte e vado a cucire. Ed ecco qua un'altra cucitura che può anche servire da taschina, tutto sommato, oppure se devo fare dei decori posso infilare dentro. Non la cucirei interamente. Ok, soddisfatto tutto. Perfetto. Esce un pochino dalle pagine. In questo modo. Ok. Allora, per finire, che credo di aver quasi finito la questione macchina da cucire, così poi vado a cucire gli inserti, a rilegare e il resto poi lo faccio senza più bisogno di avere l'inserto smontato. Volevo, mi piaceva tenere anche sta parte, però quindi piuttosto sacrifico un pezzo qui, cucio qui e qui rifinisco un po' il dettaglio così. Così faccio un'altra taschina di qua, o comunque una pagina decorata. Mi piace molto con questo sfondo, quindi vado a
cucirla. Mi piace. Ho continuato anche un po' su sull'altra pagina. Allora, facciamo così. Per non fare un altro video lunghissimo, mi fermo. Intanto penso, mi fermo proprio di oggi, per oggi mi fermo perché basta. Nel frattempo penso se mi va di mettere altre taschine, soprattutto in questo inserto che ce n'è un po' pochine. C'è più, ecco, magari ho messo più carta di riso, carte colorate, ma taschine poche, perché poi voglio mettere anche solo degli angoletti di pagine, ma posso farlo tranquillamente col cioè proprio strappate così, o anche messe, insomma. Adesso appunto sono cose che posso fare con l'inserto rilegato. Ok, sono abbastanza soddisfatta per oggi, mi piace. L'altro inserto, eccolo qua. Dai, vabbè, insomma, non c'è da lamentarsi. Vi saluto qui, vi mando un mondo di baci e tanta positività, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!